L'Africa è divenuta un tema molto attuale di fronte all'opinione pubblica in questi ultimi anni a causa del grave ed epocale fenomeno migratorio. Va detto che la comunità europea prima, ora l'Unione Europea, ha riservato attenzione negli anni scorsi all'Africa fin dall'inizio del processo di integrazione, anche se in termini assolutamente insufficienti. Insufficienti anche perché azioni promosse a livello di comunità europea o Unione Europea non hanno avuto un seguito concreto a causa del mancato intervento che doveva esserci da parte degli Stati membri. Già nel 1975 c'è stata la famosa Convenzione di Lomé che ha messo insieme molti Stati europei, molti Stati africani, oltre che Stati del Pacifico e dei Caraibi, per avere una collaborazione. È stato avviato tempo fa, diversi anni fa, è stata avviata una serie di summit fra l'Unione Africana e l'Unione Europea, cioè l'Unione degli Stati Africani e l'Unione Europea nel suo insieme e attraverso i vari Stati che fanno parte dell'Unione Europea. Il più recente summit si è svolto pochi giorni fa, il 29 e 30 novembre, nella Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è una realtà interessante, evidentemente, dell'Africa. Questo summit ha cercato di mettere a fuoco soprattutto quattro punti fondamentali, iniziando dall'aspetto economico che riguarda l'occupazione dei giovani. L'occupazione giovanile sappiamo che è un grave problema in Europa, ma la situazione è drammatica in Africa se pensiamo che nel continente africano il 60% della popolazione ha un'età inferiore ai 25 anni. Altro tema che è stato affrontato riguarda gli scambi per quanto riguarda le università. È stato deciso di portare avanti un programma che coinvolga anche l'Africa per quanto riguarda l'applicazione del famoso programma Erasmus+. Inoltre, scambi di docenti e di studenti. Scambi di studenti, docenti, in modo tale anche per far modo che taluni studenti che possono venire a studiare in Europa possano poi rientrare nel loro paese per contribuire allo sviluppo economico. E poi per quanto riguarda la pace e la sicurezza, perché l'Unione Europea deve avere sempre più un ruolo mondiale per quanto riguarda garantire pace e sicurezza in termini generali. E poi evidentemente il problema migratorio, ma come in molte altre cose dei progetti europei, queste iniziative possono avere un seguito se gli Stati membri dell'Unione Europea possono essere attivi per realizzare iniziative che in termini generali vengono promosse in seguito a questi summit.